l'uso dell'ecoscandaglio riveste un ruolo fondamentale per la ricerca degli spot migliori in quale calare i propri inneschi. Naturalmente io mi sono affidato al top di gamma ora disponibile e quindi il mio fidato Edix 5 SI, seconda generazione di casa Hammerbeard, ancora una volta si è dimostrato perfetto per le mie esigenze. Arrivando su un nuovo lago, uscendo in barca, in genere uso la triplice modalità sonar down imaging e side imaging per cercare di comprendere il più velocemente possibile cosa è presente sul fondo. Con la triplice modalità posso vedere meglio come appare lo stesso ostacolo, quindi rendermi conto di cosa si tratta e decidere poi se ripassare sopra con la visione allargata con solamente una o solo due modalità di visualizzazione. Grazie alla funzione AutoChart Live possiamo creare una mappa batimetrica al nostro specchio d'acqua e quindi renderci conto delle varie variazioni di profondità. Ecco un branco di persici nel pressi del fondo. Questo lago delle acque limpidissime, molto pulite, ospita una discreta popolazione di questo splendido pesce. Foresta sommersa che appare in questo modo su di questo scandaglio. La funzione down imaging è molto interessante, ci permette di vedere con maggiore dettaglio rispetto al sonar le tipologie di ostacoli che abbiamo sul fondo. Amo però combinare spesso insieme alla visione laterale, in quanto questo mi permette di capire l'estensione degli ostacoli stessi. Siamo in un lago con molti alberi sommersi e quindi è importante capire quanto si estendano rispetto alla parte visibile d'acqua limpida, in modo da poter calare in prossimità. Purtroppo i pesci non lasciano molto volentieri questo santuario. La cosa interessante del side imaging è appunto quella che in minor tempo possiamo scandagliare il nostro specchio d'acqua, in quanto la visione laterale permette di vedere
i vari metri a destra e a sinistra della nostra imbarcazione. Inoltre possiamo vedere eventuali ostacoli sul fondo, variazioni di fondale, date generalmente dalle variazioni di ombre, pesci, e se qualcosa di interessante viene visualizzato possiamo ritornarci sopra, magari usando down imaging o il sonar, per segnare meglio il punto e capire bene di cosa si tratta. La tecnologia al nostro servizio ancora una volta.